Buongiorno a tutti, benvenuti alla presentazione del Market Report Milano-Roma primo semestre 2023, sviluppato da Engel & Völkers con il supporto e la collaborazione scientifica di Nomisma. Ci troviamo nella prestigiosa sede del Market Center di Roma di Corso Vittorio Emanuele II e insieme a me sono qui presenti per Engel & Völkers Milano, Roberto Magaglio, License Partner Engel & Völkers Milano. Buongiorno a tutti, bentrovati. Marco Sorbara, Direttore Generale Engel & Völkers Milano. Buongiorno Chiara e buongiorno a tutti. Elio Cordero Teixeira, Managing Director del Market Center di Roma. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che ringraziamo Elio per la grazie a voi per il cortese invito. E Francesco Enrico, Team Leader del Market Center di Roma. Grazie Chiara, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Sono Chiara Pedizzoni, Senior Analyst di Nomisma e nel corso di questo evento di presentazione cercheremo di raccontarvi l'outlook e la congiuntura attuale partendo dall'overview del mercato immobiliare e dallo scenario macroeconomico che attualmente riguarda il nostro paese, per poi passare a qualche insight sul mercato di Milano e Roma e lasciare la parola ai nostri esperti per l'outlook e la congiuntura dei rispettivi mercati di competenza. Lascio quindi la parola a Luca Dondi, amministratore delegato di Nomisma, a cui chiedo di illustrarci l'overview del mercato immobiliare e lo scenario macroeconomico attuale. Buongiorno e bentrovati, sono particolarmente lieto di portare il mio saluto a voi e a chi ci ascolta all'interno di una manifestazione ormai diventata consueta per il mercato immobiliare italiano, che è quella di monitoraggio del segmento delle residenze di pregio di Milano e Roma che Engel & Völkers porta avanti insieme a Nomisma ormai da molti anni. Si è chiuso un anno particolarmente favorevole, caratterizzato da un incremento significativo di compravendite e locazioni, in cui non è mancata una dinamica espansiva anche della componente valore, quindi sia prezzi che canoni sono aumentati in maniera decisamente consistente. All'interno di un'annata particolarmente brillante non sono mancati tuttavia i segnali di rallentamento che sono affacciati anche sul mercato italiano sul finire del 2022. L'inflazione ha incominciato a far sentire i propri effetti sul carrello della spesa, sulle capacità di spesa delle famiglie, e questo in qualche modo ha raffreddato alcune propensioni, in particolare le propensioni all'investimento, che risentono inevitabilmente di un deterioramento del quadro macroeconomico generale. Deterioramento che però non ha portato a quella paventata recessione che avrebbe, quella sì, probabilmente depresso ulteriormente le prospettive economiche generali e del settore immobiliare in particolare. E quindi con ottimismo che dobbiamo guardare al 2023, in cui probabilmente ci sarà una ulteriore manifestazione di debolezza di parte della domanda, in particolare della domanda che non può prescindere dal credito, ma dovrebbe essere una manifestazione di debolezza limitata ai primi mesi dell'anno. Già prima dell'estate dovrebbe tornare qualche bagliore di luce dal punto di vista delle prospettive economiche generali, con l'inflazione che dovrebbe finalmente recedere, piegata dai continui aumenti dei tassi di interesse che la Banca Centrale Europea ha messo in campo proprio per cercare di contenere la chiamata inflattiva. E con il ritorno del sereno sul clima economico generale arriveranno anche i benefici per il settore immobiliare, che farà registrare un arretramento in termini del numero di scambi nella prima parte dell'anno, ma che poi riprenderà la dinamica espansiva che lo ha caratterizzato nel corso dell'ultimo biennio. Aspetti positivi che dovrebbero riguardare anche i valori: ci sarà una sostanziale stabilizzazione nella prima parte dell'anno, quindi senza ripiegamenti, perché il valore immobiliare è particolarmente rigido nelle prime fasi di inversione ciclica.
una volta ripristinatosi quella stima favorevole dal punto di vista economico generale, anche le dinamiche del settore immobiliare dovrebbero allinearsi e tornare ad essere improntate da quell'ottimismo che ha caratterizzato il settore negli ultimi 2 anni. E quindi una pausa di qualche mese all'interno di una dinamica che si mantiene molto positiva, quella che dobbiamo aspettarci e che probabilmente penalizzerà la prima trimestrale dell'anno, forse anche la seconda, ma che già a partire dall'estate dovrebbe lasciare di nuovo spazio a un orientamento marcatamente rialzista. È chiaro che è un quadro soggetto a molte incognite, molte delle quali sono di carattere esogeno e dipendono da fattori che poco hanno a che vedere con il mercato immobiliare, ma di cui il mercato immobiliare inevitabilmente risente. È però con un certo qual ottimismo che credo si possa guardare alle future sfide proprio alla luce della capacità che il mercato immobiliare ha dimostrato nel corso del periodo post-pandemico, in cui la crescita ha immediatamente ripristinato e poi successivamente travolto i valori che erano stati faticosamente conquistati nel pre-pandemia fino al 2019. Vi auguro un buon lavoro, una buona giornata e vi do appuntamento alla prossima occasione dell'Osservatorio sulle residenze esclusive di Anthony Felker insieme a noi. Grazie a Luca Dondi per queste insights sulla congiuntura attuale. Concorderete con me che siamo in una situazione un po' diversa rispetto a quella in cui ci siamo trovati nel nostro appuntamento di marzo. È una congiuntura attesa di una diminuzione delle attese di crescita delle economie sia mondiali sia europee e quindi anche dell'Italia, con le recenti revisioni delle stime di crescita della Commissione europea. Questo evidentemente impatta su tutti i settori e, come sappiamo, anche sul mercato immobiliare, che ha una immediata cinghia di trasmissione rispetto al resto dell'economia. In particolare quello che ci ha preoccupato e che ha preoccupato sia noi analisti sia nell'operatività gli agenti immobiliari è questa crescita ancora non sotto controllo dell'inflazione, e che costringe le autorità monetarie europee, ma anche negli Stati Uniti le autorità monetarie americane, a rivedere al rialzo progressivamente i tassi di prestito e quindi che si riflettono sulla la consistenza dei mutui. In particolare vorrei darvi qualche insight sul mercato di Roma e di Milano. Su Milano, dopo un 2022 che ha visto ancora una crescita delle compravendite del 6,1%, il primo trimestre dell'anno sconta un meno 22,9% tendenziale. Stiamo parlando non del mercato di pregio, stiamo parlando del mercato nel complesso. E Roma, allo stesso modo, nel 2022 ha registrato un più 3% di transazioni e nel Q1 2023 un meno 10%. È un risultato superiore alla media Italia, che ha segnato un meno 8,3%. Da un certo punto di vista il mercato si è mosso in modo fisiologico, e questo calo era nelle attese. Era nelle attese perché dopo la pandemia e dopo il calo fisiologico del 2020 è stato registrato un boom vero e proprio delle transazioni sia in Italia ma soprattutto sui due mercati principali, Milano in primis, che hanno fatto raggiungere il picco massimo dagli ultimi di compravendite dagli ultimi 13 anni. E questo evidentemente ha impattato sui valori, ha impattato nel rapporto tra compravendita e locazione. E quindi ci siamo trovati nel 2022 con i mercati, molto sovraeccitati.
la diminuzione delle prospettive di crescita e la contestuale crescita dell'inflazione dovuta all'incremento, alla fiammata delle materie prime, ha comportato un grave impatto sul mercato, ha comportato aumento dell'importo dei mutui e quindi delle restrizioni, una molto maggiore difficoltà di accesso al credito, non solo per il mercato generale nel complesso, ma anche per la fascia, chiamiamo più normale, più bassa del mercato di pregio. In sintesi, se il mercato di pregio è stato meno toccato da queste dinamiche perché rivolto ad una fascia di investitori più elevata, e dall'altra queste dinamiche impattano comunque in maniera generale. Dal punto di vista del trend di Milano e Roma, di fatto, in sintesi, e poi lascio la parola ai nostri esperti, i prezzi si sono comportati in modo sostanzialmente stazionario, sia su Milano sia a Roma, mentre il livello dei canoni è aumentato quasi in ogni zona, per due motivi differenti. Uno, perché i prezzi sono comunque abbastanza, sono poco elastici rispetto alla diminuzione delle compravendite, per cui non si adeguano immediatamente a causa delle aspettative dei venditori che restano elevate. E dall'altra, i canoni sono aumentati a causa della scarsità di offerta, e nel mercato di pregio ancora di più di offerta di pregio sul mercato, che è una domanda invece pressante, mantiene diciamo una pressione sui canoni. Questo in sintesi l'andamento dei due mercati principali, che come ricordiamo sono sempre anticipatori rispetto al resto del mercato. Quindi chiedo adesso ai nostri esperti come è andato questo il semestre appena terminato e un outlook sui mesi che ci restano alla fine dell'anno, immaginando che questo sia in qualche modo anche il trend che riguarderà il resto delle grandi città italiane nei prossimi mesi. E chiedo quindi a Roberto Magaglio, license partner Engel & Völkers Milano, come è andato il mercato di Milano nell'ultimo semestre e qual è l'outlook per i mesi che ci portano alla fine dell'anno. Buongiorno a tutti di nuovo e grazie Chiara per la domanda. Il primo semestre del 2023 è stato caratterizzato, in parte l'hai già detto te, dall'aumento dei tassi di interesse. Abbiamo avuto 4 aumenti da febbraio a giugno che hanno portato i tassi di interesse, il tasso ufficiale di sconto, dal 2,5% al 4%. Tenete presente che già prima c'era stato un ulteriore aumento poco prima di Natale, il 22 dicembre, dal 2 al 2,5%. È stato uno shock, anche perché se guardiamo un po' la storia dei tassi, negli ultimi 10 anni siamo vissuti tra lo 0 e il 2% fondamentalmente. Inoltre, come diceva anche prima Chiara, le aspettative sui futuri rialzi, anche da questo punto di vista, abbiamo vissuto un semestre con continue aspettative al rialzo. Ricordo che a gennaio si diceva che poi a settembre probabilmente il rialzo finiva. Siamo arrivati a settembre e mi pare che il clima sia leggermente mutato, perché insomma la data in cui questi rialzi finiranno è scalata sempre più avanti nel tempo, e questo sicuramente non ha aiutato il mercato immobiliare. Il mercato immobiliare non è come quello finanziario, che reagisce in maniera immediata a questi shock, ma è molto più lento. Noi però dal nostro osservatorio abbiamo notato che tutte le metriche che analizziamo progressivamente stavano peggiorando: il tempo medio di vendita, gli sconti, il numero di visite necessario per ottenere una proposta, il numero stesso di visite, cioè l'espressione della forza della domanda, e anche il numero di proposte necessarie per concludere una compravendita, sono tutti indicatori che progressivamente nel tempo sono peggiorati. Di fatto, cosa è successo? Già Chiara l'ho anticipato prima,
c'è stato un, diciamo, questo shock sui tassi ha creato un disallineamento tra le aspettative dei venditori e le aspettative dei compratori. Fondamentalmente i venditori sono rimasti al bel tempo di un anno fa e con aspettative addirittura in rialzo progressivamente, cioè secondo nella testa dei venditori c'è ancora un rialzo dei prezzi in corso. Purtroppo le aspettative dei compratori sono completamente diverse, specie dopo che hanno fatto un passaggio in banca per vedere come dire, qual è la loro possibilità di credito. Inizialmente il problema era rappresentato da un deteriorato rapporto tra stipendio e rata del mutuo, deteriorato rapporto che faceva sì che gli aspiranti acquirenti non riuscissero a comprare quello che volevano. Inizialmente diciamo, queste problematiche le vedevamo su immobili con importi al massimo di 500.000 di euro, ma questo tipo di problematica si è ha contagiato anche gli immobili diciamo fino a un milione e mezzo di valore assoluto. In sostanza la problematica contagia tutte quelle transazioni dove l'assistenza del credito è necessaria, e sappiamo bene che più di una transazione su due è assistita dal credito, per cui praticamente questo tipo di problematica ha impattato un po' su tutto il mercato. Rimangono estranei da questa problematica i cash buyers che allo scopo di diversificare e per evitare rischi inflattivi vedono nel mercato immobiliare un porto sicuro, ma ovviamente questa fetta di acquirenti non riesce da sola, come dire, a controbilanciare la tendenza negativa causata dall'aumento dei tassi di interesse. Da notare che l'impatto dell'aumento dei tassi è stato sicuramente più forte sul prodotto usato rispetto al prodotto nuovo. Questo per tre ordini di motivi. Come già detto da Chiara, sono aumentati i costi di ristrutturazione ed anche i tempi. Inoltre, nello stesso periodo sono venute meno molte agevolazioni fiscali che riguardavano ristrutturazioni di prodotto usato, e nel frattempo l'Unione Europea ha spostato l'attenzione sull'efficientamento energetico degli edifici, e questo ha favorito ricerche che riguardassero esclusivamente edifici o appartamenti o immobili almeno di classe D. Ovviamente questo tipo di tutti questi fattori insieme hanno fatto sì che il prodotto nuovo ne uscisse meno peggio che il prodotto usato. A mitigare gli effetti negativi dell'aumento dei tassi rimangono alcuni fattori. Innanzitutto la scarsità del prodotto di pregio. Milano, abbiamo sempre detto, è una città molto piccola geograficamente, e specialmente quando parliamo di prodotto di pregio, sul quale si concentrano tipicamente i cash buyers, abbiamo ancora una certa competizione. Inoltre rimangono attivi gli incentivi fiscali per il rientro dei cervelli, ne vediamo un po' di meno, ma continuiamo a vederne, sia in fase di locazione all'inizio che in fase di compravendita. Rimane sempre all'orizzonte l'evento Milano Cortina 2026, che polarizza gli investimenti e diciamo una trasformazione della città nell'ottica di questo evento. E da ultimo, direi last but not least, il fatto che Milano è una città che comunque cresce, è una città che attrae, e la gente viene a Milano per motivi, per curarsi, per studiare, per lavorare, per fare business, per fare shopping, per turismo, abbiamo visto. È una città che numericamente, dal punto di vista degli abitanti, cresce. L'ultimo dato che noi abbiamo è del più 0,75% ed è relativo al 22, ma l'evidenza empirica suggerisce che appunto questa crescita stia continuando, e per cui insomma Milano è una città che rimane comunque attrattiva. Tutti questi fattori messi insieme ci fanno pensare ai prossimi 6 mesi con un numero di compravendite sempre un po' rallentato, ma con una generale sostanziale tenuta dei prezzi. Grazie mille.
Grazie Roberto per la tua analisi e per completare il mercato di Milano passo la parola a Marco Sorbara, direttore generale Engel & Völkers Milano, e ti chiedo Marco come è andato il mercato della locazione nel semestre in oggetto e quali sono le prospettive e l'outlook per la fine dell'anno. Grazie Chiara e nuovamente buongiorno a tutti. Il mercato delle locazioni milanesi si conferma molto importante nel segmento del real estate e, come diceva Roberto poc'anzi, estremamente attrattivo, trainato da una città che piace sempre più vivibile e sempre più richiesta. Abbiamo una Milano appunto che attrae il già milanese, che decide di rimanere in città, decide di non uscire e spesso si orienta verso la locazione per soddisfare le proprie esigenze abitative, così come il non milanese, lo immaginiamo italiano o estero, che sceglie Milano per i più disparati motivi, che possono andare da motivi di familiari, motivi business, motivi scolastici e ogni genere di attività che Milano è in grado di offrire e di soddisfare. Da qualche anno il mercato delle locazioni, lo abbiamo già osservato, ha perso il proprio punto di equilibrio tra domanda e offerta. Ci troviamo in un contesto di mercato dove sono sempre meno le abitazioni in locazione disponibili ed è crescente appunto la domanda di abitazioni richieste di grande qualità, arredate con gusto, corredate, diciamo abitazioni in grado di soddisfare sin dal principio le esigenze abitative, di comfort abitativo dei tenant e dei conduttori. Questo si scontra, come dicevamo, con un'offerta assolutamente non stabile che ha subito principalmente due punti di grande attenzione. Il primo è quello del boom delle locazioni brevi, che abbiamo già analizzato in precedenza, che ha eroso gran parte dello stock delle disponibilità di appartamenti, rigettandole appunto su quella particolare tipologia di mercato. E il secondo, ben correlato con il momento del mercato delle compravendite, recepisce la crescente richiesta di locazione da parte di chi non è riuscito o ha deciso di non acquistare un'abitazione, che di conseguenza è la ricerca di un appartamento in locazione già difficile da reperire e oggi a maggior ragione proprio per la crescente domanda da questo particolare target di clientela. Scarsità di prodotto che si scontra appunto con una domanda assolutamente vivace, le zone di maggior interesse per i conduttori diciamo che sono divise per tipologia di conduttore stesso. Abbiamo le famiglie che guardano sempre le direttrici est e ovest della città, quindi Magenta Montipagano da una parte, Indipendenza Porta Venezia dall'altra, i giovani che guardano con attenzione al quartiere di Isola o la zona attorno alla Fondazione Prada, la riscoperta Porta Romana, la sempre apprezzata Brera da clientela locale e internazionale. Quindi diciamo che i punti di interesse sono sempre gli stessi. Quello che cresce è la propensione alla locazione e il desiderio di una casa in locazione di grande qualità. Dicevamo, non abbiamo, purtroppo non esiste un punto di equilibrio tra domanda e offerta in questo momento. Il tema delle locazioni brevi è un tema di grande attualità, se ne parla proprio in questi giorni con grande attenzione. Provando a guardare al futuro, ritengo che l'intervento debba essere di tipo normativo e l'intervento debba essere attuale rispetto a quelle che sono le attuali esigenze. Mi spiego, oggi Milano osserva tre tipologie di locazioni sostanzialmente. Il primo è la locazione breve, che si scontra un po' con il concetto di turismo e l'attività alberghiera. Le locazioni di media durata, quindi tutto ciò che va dai 6 ai 18-24 mesi, e le locazioni classiche di lunga durata. È ora di prendere contezza di questa evidenza, che esistano questi tre segmenti di locazioni e non trattarli tutti alla stessa maniera. Non può esserci un'unica normativa, oltretutto di diversi anni fa, per normare queste tre tipologie di esigenze. E la parola d'ordine deve essere flessibilità, nel senso che probabilmente non è necessario ostacolare il proliferare delle locazioni brevi, si sente parlare di minimum stay, imprenditorialità dopo tre appartamenti, che è più un ostacolo che una struttura normativa per favorire un'attività, diciamo, anche a livello di concorrenza corretta. Quello che bisognerebbe fare probabilmente è creare un sistema di contrattualistica che dia al locatore la flessibilità, che è l'elemento chiave che spesso fa propendere per le locazioni di breve durata, affinché possa trovare gli stessi effetti, gli stessi benefici anche all'interno delle locazioni di lunga durata.
Per quanto attiene le previsioni, i contratti attualmente sono in diminuzione proprio per questo effetto scarsità. Immaginiamo stazionarietà da un punto di vista di contratti e canoni crescenti proprio per effetto di questa scarsità e di questa grande propensione alla locazione. Grazie. Grazie Marco. Passiamo adesso al mercato della capitale. La capitale ci ha positivamente, nel mercato del complesso, ci ha positivamente sorpresi dopo la flessione della pandemia, perché negli ultimi anni, 17, 18, 19, era un mercato, per quanto voluminoso dal punto di vista dei numeri, che non registrava tassi di crescita particolarmente attraenti. Dopo la pandemia ha fatto uno scatto anche probabilmente di efficientamento del mercato in generale, di presenza di investitori internazionali che sono tornati e anche con la prospettiva del giubileo, delle grandi opere in cantiere. L'interesse per Roma è tornato sulle piazze internazionali. Passo quindi la parola al nostro ospite, Elio Cordero Teixeira, Managing Director dei Market Center in Italia, e gli chiedo come è andato il mercato romano nel primo semestre 2023 e quali sono le prospettive per la fine dell'anno dal suo osservatorio privilegiato. Proprio per dare conferma a quello che tu hai detto, parto da una situazione leggermente indietro, ossia che il 2022 noi abbiamo concluso l'anno con più 14% rispetto al 2021, e questo poteva presupporre magari un 2023 in discesa e quindi con dei risultati sicuramente superiori, no? In realtà siamo stati molto, credo, puntuali e bravi nella valutazione del market report precedente, perché comunque tutti noi davamo già un segnale di grandi punti interrogativi per quello che era l'andamento del 2023, e così è stato. In realtà noi abbiamo sentito un forte cambiamento della fiducia dei clienti e comunque di una perplessità di fronte a un quadro che si stava sviluppando e diventava sempre più realtà. Quindi parla dell'inflazione, la perdita del potere d'acquisto, il non adeguamento in prospettiva degli stipendi per la fascia media e bassa. Quindi tutta questa situazione abbiamo cominciato già a sentire a settembre dell'anno scorso, nonostante un più 14% a fine anno rispetto al 2021. Se dovesse riassumere, senza ripetere le motivazioni di quello che era stato il nostro primo semestre, un primo semestre dove l'offerta è nettamente inferiore a quello che sono le esigenze della domanda, la domanda che comunque si è rivelata sostenuta nella fascia medio alte, nelle zone centrali, però oserei dire per quegli immobili che si presentano in buone condizioni, che non richiedono grossi investimenti di ristrutturazione e ben posizionati, il mercato si è comportato bene perché la domanda c'è e quindi le operazioni si sono concluse. Diverso è per le fasce medie e più basse, dove l'esigenza di credito ha comunque complicato e allungato i tempi, no? Questo senza considerare il fatto che il primo semestre di quest'anno per noi è stato caratterizzato da una situazione di attesa da parte di chi voleva o sostituire la prima casa oppure fare un investimento immobiliare. Quindi abbiamo assistito a un congelamento della situazione e la maggior parte dei clienti in attesa di quello che poteva essere lo sviluppo della congiuntura in generale, no? Di tutti i fattori che impattano sulla decisione di sostituire o fare un investimento immobiliare. Quindi fatto questo quadro, che è molto chiaro per quanto ci riguarda, una caratteristica che fa parte dell'essere umano è quella di abituarsi anche alle situazioni più
più avverse, noi vediamo comunque una maggior comprensione da parte dei clienti dello stato attuale e quindi un tentativo di riprendere quello che è una situazione normale per quanto riguarda l'investimento immobiliare. Dall'altra parte ci sono anche aspetti positivi, perché il risveglio del settore turistico a Roma in un modo molto prepotente ha fatto sì che il mercato in generale della locazione abbia avuto un interessamento forte, ma poi lascio a Francesco i chiarimenti. Dall'altra parte, quei proprietari che magari intendevano vendere o sostituire la propria casa, un pensierino lo fanno se non è meglio lasciare in affitto la propria casa e rimandare una scelta più importante in prospettiva. No, quindi questi sono gli aspetti positivi e negativi del mercato. Il nostro consuntivo, in particolare adesso nell'area vendite del primo semestre, è un consuntivo tutto sommato positivo, se intendiamo per positivo che siamo più o meno allo stesso livello del primo semestre dell'anno scorso. Certo, con le previsioni di un meno 10% in salita come decremento per il mercato romano, possiamo considerarci anche quasi che soddisfatti. Come dicevo, c'è un tentativo, c'è una comprensione di tutto il mercato di come uscire fuori da questa situazione, e questo ci fa ben sperare per il futuro. Allora, parlando di outlook, di quello che noi ci aspettiamo per il secondo semestre, non è un esercizio facile, non è il mercato immobiliare romano, forse rispetto a quello milanese, richiede una comprensione maggiore, a tempi più lenti di risposta, e quindi difficile capire, senza segnali di miglioramento complessivo, come possiamo affrontare il mercato, no? Detto questo, noi pensiamo a due aspetti. Uno è che cosa possiamo fare noi per aiutare chi deve prendere questa decisione a andare avanti. Quindi questo come facciamo? Attraverso l'ampliamento del presidio dei nostri servizi sull'intero territorio romano, e da questo punto di vista abbiamo avviato dal 4 di settembre il secondo market center a Roma, che va a coprire tutta la zona sud-est della capitale e i mercati romani e i castelli romani. Stiamo parlando comunque di una fetta di circa 30-35% di quello che sono le compravendite nella capitale, e quindi il presidio del mercato. Il secondo aspetto dove stiamo puntando moltissimo è la qualità dei servizi. Il nostro obiettivo è quello di rendere le compravendite sempre più lineari, sempre più esenti da sorprese, perché la situazione urbanistica a Roma, anche per le caratteristiche della città, è molto complessa. Quindi noi investiamo e aiutiamo i nostri clienti a risolvere in anticipo questi problemi, il che rende tutto più semplice. Quindi nella difficoltà di leggere il mercato, noi stiamo cercando di migliorare i nostri servizi, quindi per ampliare la nostra quota di market share, ma soprattutto per supportare sempre di più quello che è un'operazione, che è la compravendita, che è diventata sempre più tecnica, sempre più complessa. L'altro aspetto che ci fa ben sperare per i prossimi anni è intanto che la dinamica del mercato è un saliscende, no, storico, quindi speriamo che prima o poi ci siano segnali positivi. Però indubbiamente il Giubileo a Roma, gli investimenti che speriamo vengano effettuati come previsti, che sono investimenti strutturali nella città di Roma, possano aiutare a dare una vita più dinamica a questo settore.
L'ultimo punto, che è quello che più ci conforta, è che l'investimento immobiliare, sia qualitativo, quello per la sostituzione della prima casa, sia a livello redditizio, resta sempre tra i primi investimenti che ci siano sul mercato. È molto legata alla tradizione, a quello che sono le credenze comunque del cliente italiano. Quindi siamo fiduciosi per i prossimi anni, con la consapevolezza che bisogna lavorare sodo. Grazie. Grazie, grazie a voi. Passo quindi la parola a Francesco Enrico, team leader area locazione del Market Center di Roma. E, Francesco, ti chiedo, rispetto a questa complessità del mercato romano di cui ci ha parlato Elio, come è andato il mercato della locazione nel primo semestre 2023 e quali vedi siano le prospettive per la fine dell'anno? Grazie Chiara, di nuovo buongiorno a tutti e ben ritrovati. Allora, devo dire sicuramente che il mercato delle locazioni su Roma è sempre stato molto dinamico. In questo primo semestre 2023 lo è stato ancora di più, molto frizzante, caratterizzato da una domanda, devo dire, probabilmente come non si era mai vista prima, una domanda fatta, diciamo, da chi ha esigenze di mobilità sul territorio per studio, lavoro. Come hanno detto i colleghi, ci sono molti compratori, soprattutto della fascia media, che attendono per motivi inflazionistici di perfezionare l'acquisto e quindi optano per una locazione. E aumentano le convivenze, aumentano allo stesso tempo i divorzi, e quindi conseguentemente c'è più necessità di andare in locazione. Ci sono giovani coppie che attendono una stabilità economica e pertanto optano per la locazione. Così come ci sono anche coppie che volutamente scelgono di andare in locazione, preferendo in questa fase l'uso al possesso, che sta diventando un'abitudine abbastanza comune per i beni di consumo, perché soprattutto, diciamo, post-Covid e con l'inizio della possibilità di lavorare da remoto, preferiscono per scelta non perfezionare l'acquisto per poter vivere oggi in un posto e domani in un altro. Quindi, diciamo, sono proprio questi fenomeni nuovi della domanda che, a nostro avviso, hanno accentuato ancora di più quello che è il recente problema trattato anche dai mass media e della mancanza di soluzioni abitative. Quindi c'è oggettivamente poca offerta e quella che c'è non è in grado di soddisfare la domanda, soprattutto da un punto di vista qualitativo, perché mancano oggettivamente immobili ristrutturati, rifiniti ed efficienti. Quando ci sono immobili con queste caratteristiche, riescono a generare una chiusura in tempi molto molto brevi e soprattutto riescono, diciamo, a marginare di più. Infatti su immobili di questo tipo abbiamo visto, diciamo, un aumento anche del 10-15% del canone, proprio per questa forbice, diciamo, di una domanda fortemente elevata e un'offerta che non riesce a soddisfare. Quindi sicuramente, diciamo, come previsioni per il prossimo anno, a partire, diciamo, dal secondo semestre, prevediamo che continui questa mancanza, diciamo, di offerta, e con un incremento dei canoni moderato chiaramente su questo tipo di immobili. Quindi sicuramente questo è quello che, diciamo, prevediamo, con delle velocità, come dicevamo prima, molto nette, dove addirittura, diciamo, per qualche tipologia di immobile è necessario, diciamo così, sospenderli dai portali per un eccesso di domanda per non poter riuscire a gestire in tempo reale adeguatamente tutte quelle che sono le richieste da parte degli inquilini. Sicuramente, come dicevano anche i colleghi, in questa diminuzione dell'offerta una buona parte è stata erosa dagli affitti brevi che nella città di Roma, diciamo, sono ripartiti fortemente. C'è da dire, diciamo, un aspetto, che Roma è sempre stata una città turistica, quindi rispetto magari ad altre città la percentuale di immobili attualmente destinate agli affitti brevi non è poi così diversa rispetto a quella che c'era pre-Covid. Come si diceva prima, è la forte domanda mai vista con questa intensità che sta creando la problematica di avere una carenza di immobili e di soluzioni. Quindi sicuramente sappiamo, sono recenti le normative italiane che si stanno adeguando per regolare quello che è il comparto turistico, andando un po' in scia a quello che è già avvenuto in alcuni paesi, in la Francia, e di recente la notizia che, insomma, New York ha già avviato questo processo.
riteniamo che sia auspicabile un tentativo anche per andare a recuperare quell'enorme fetta di case vuote che in Italia costituiscono una buona percentuale del patrimonio immobiliare, dove abbiamo, diciamo, dei proprietari che preferiscono non immettere queste case nel mercato della locazione perché temono il classico problema dei mancati pagamenti, quindi la morosità degli inquilini. Quindi, così come ci sono delle normative volte a regolare il comparto turistico, a nostro avviso, ripeto, sarebbe auspicabile avere delle normative che possano comunque tutelare maggiormente i proprietari, soprattutto in caso di morosità, o favorire quelle ristrutturazioni, da capire poi a carico di chi, del proprietario o dell'inquilino, che spesso sono un oggettivo ostacolo a quella che è la finalizzazione di una locazione, quando ci sono appunto ingenti lavori da sostenere. Quindi, diciamo, per concludere, riteniamo che è un mercato che ci soddisfa molto. Nel nostro caso specifico abbiamo in questo primo semestre registrato un più 3% rispetto allo scorso anno, che ritengo sia un ottimo risultato, vista appunto la carenza di immobili a uso residenziale, ci ha permesso comunque di mantenere, diciamo, i nostri standard, e continuiamo a prevedere un trend del genere per questo fine d'anno e verosimilmente anche per l'inizio del prossimo. Grazie Francesco. Io provo a riassumere, prima di salutarvi, i temi più interessanti che sono usciti. Sicuramente emerge una asimmetria tra domanda e offerta, sia sul versante della locazione sia sul versante della compravendita. Per la compravendita, a fronte di una domanda attendista, le motivazioni sono una maggiore difficoltà di accesso al credito e dall'altra parte un disallineamento dei prezzi dovuto da aspettative ancora troppo elevate dei venditori. Sulla parte della locazione, una offerta inadeguata e una pressione della domanda che continua a sostenere l'incremento dei canoni. Il tema dell'efficienza, dell'efficientamento energetico e delle case nuove con efficienza energetica, che sicuramente diventano sul mercato dei prodotti di per sé premium e che quindi sono al riparo da svalutazioni e sono più attrattive. Soprattutto su Milano questo fenomeno si sta molto verificando. E da ultimo, di nuovo, parlo di disallineamento della normativa esistente, come ci ha ricordato Marco Sorbara, della normativa esistente per le locazioni, che non viene incontro e non è adeguata alle esigenze della domanda, che chiede diverse tipologie di contratto. E riteniamo tutti insieme, credo, sia analisti che operatori, che un adeguamento della normativa potrebbe rendere il mercato più efficiente, rispondere meglio alle esigenze di una domanda che ad oggi lo vediamo non solo sul mercato di pregio, ma lo vediamo sui giornali e in tutto il territorio nazionale, di una domanda che non trova risposte nel mercato dell'affitto. Grazie per l'attenzione, vi diamo appuntamento all'evento di presentazione del Market Report 2023 secondo semestre, che si terrà intorno alla fine di febbraio, inizio di marzo. Grazie a tutti.